comunicazione PCU ha, tipicamente abbiamo una comunicazione tra un client e un server che attraverso il loro interfacce API, quindi Application Program Interface, vanno a trasmettere le informazioni attraverso uno PCU stack. Questo PCU stack può essere implementato in modalità diverse a seconda dei costruttori, ma tipicamente è formato da tre elementi: la parte di encoding, la parte di security e la parte di trasporto. La parte di encoding, come vedete, può avere due modalità: la parte binaria OPC e la parte web oriented, che è basata su tecnologia XML o JSON. La differenza sta principalmente nell'utilizzo delle risorse, e quindi ovviamente l'OPC UA è estremamente performante dal punto di vista delle risorse utilizzate, è più leggero utilizza una porta dedicata che è la 4840 per lo scambio delle informazioni, e viene utilizzato normalmente per lo scambio delle informazioni all'interno dell'azienda, quindi nell'intranet aziendale.